più forte di me. Siamo sempre all'interno del Vangelo di Luca, ci sono due brevi sequenze. Nella prima si chiarisce la differenza. Il Battista dice a proposito del Cristo: è più forte di me, io vi battezzo con acqua, lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi accontenta un bisogno legittimo di conoscenza e di chiarezza. La seconda scena è il racconto del battesimo, mentre il popolo era incodato per il battesimo. Gesù si infila lì dentro, quindi il Figlio riduce le distanze. Dio non si vergogna di mettersi con gli ultimi, con i piccoli, solidarizza con loro. Bene, noi siamo chiaramente dentro questo tipo di festa che, come un gioco di specchi, sono delle memorie che si richiamano. Veniamo chiamati a fare memoria del battesimo del Signore, memoria della nostra identità e memoria anche dell'essere non solo figli, ma padri. In fondo Giovanni Battista, dicendo è più forte di me, fa un passo indietro, scompare, muore. È l'icona dell'educatore, del genitore riuscito. La sua maturità coincide con lo sparire, il morire. Bene, allora vorremmo fare memoria anche noi della nostra responsabilità di padri. Abbiamo qualcuno che è più forte di noi come credenti, abbiamo qualcuno che merita da padri a figli.